Consigliere Santulli, quando la mozione che lei ha protocollato il giorno 1 agosto l'ha indirizzata esclusivamente al sindaco. Io l'ordine del giorno l'ho predisposto e convocato il giorno 25, la sua mozione sarà trasmessa all'ufficio di presidenza giorno 26, per cui io giorno 25 non ero a conoscenza. Questo è quanto. E la responsabilità di questo, di chi è, tenuto conto che mi pare che il regolamento parla chiaro, che le mozioni si mandano al sindaco o alla giunta, non parlo di presidente del consiglio comunale, io non lo trovo nel regolamento, per cui ho sentito dire molte cose strane, è la prima volta che mi capita, io sono consigliere comunale da diverso tempo e da quando nel 2001 abbiamo approntato lo statuto e il regolamento del consiglio comunale, ho sempre mandato al sindaco le mozioni e le interrogazioni così come previsto dal regolamento. Dal momento che noi consiglieri comunali abbiamo delle prerogative e noi dell'opposizione le uniche prerogative che abbiamo sono le interrogazioni e le mozioni, nel momento in cui ci sentiamo prevaricati perché non possiamo svolgere la nostra azione, al di là che praticamente viene mortificato il nostro lavoro miseramente, ma non siamo mortificati noi, voi mortificate la città, mortificate gli elettori che ci hanno messo in consiglio comunale. Ora non mi potete dire che una nota protocollata, tra l'altro la ne ho parlato il 31 luglio, che non la potevo protocollare prima del 1 agosto, che noi ci siamo insediati il 31 luglio, io ne ho parlato il 31 luglio con l'assessore dei lavori pubblici, il quale mi ha chiesto la cortesia di mandargliela per email e io gliel'ho anche mandata per email perché lui aveva un dipendente che si è messo nel cassetto gli atti e è andato in ferie e lui non poteva accedere a questi documenti. Allora, noi non possiamo scherzare, caro Presidente, qui parliamo di cose serie e in questo caso stiamo parlando di contributi che questa città ha già avuto il privilegio di perdere in due occasioni e in entrambe le occasioni mi sono voluto fare io di andarli a recuperare. Se poi sostanzialmente questo è il vostro modo di operare, ce lo fate sapere, se noi diamo fastidio, togliamo il disturbo, ce ne andiamo. Però la risposta che in questo momento viene data, che la nota è indirizzata solo al sindaco, è una giustificazione che non trova assolutamente nessun rispetto per noi che lavoriamo e facciamo questo. Per cui io sostanzialmente sono profondamente deluso e mi fermo qui. Potrei dire tante altre cose, perché il regolamento è quello che è, bisogna conoscerlo, approfondito, studiato, capisco che avete iniziato da poco, però noi non è che possiamo perdere i contributi, io per questo motivo ho anche già attivato la procura della Corte dei Conti che è già intervenuta una volta al Comune di Arezzo e io continuerò a farlo, perché questi sono soldi che non potete sottrarre ai cittadini avversari. È un danno erariale se perdiamo questi contributi e io me ne riterrò responsabile, me li farò cacciare a voi. Per cui, tenuto conto della risposta che mi avete dato, tenuto conto che quello che avete detto non trova nessun riscontro nei regolamenti, io non sentendomi assolutamente rispettato come consigliere comunale, come consigliere comunale di minoranza e anche come cittadino avversario che crede nelle istituzioni, mi rivolgerò al prefetto e aspetterò una sua risposta. Da questo momento io abbandono l'aula perché sostanzialmente la cosa non mi è assolutamente gradita e dopo tanti anni di politica non è che si può rispondere così. C'è l'autoritarismo e l'autorevolezza. Voi volete comportarvi in modo autoritario. Io vi auguro che un giorno vi potete comportare in modo autorevole. Ma l'autorevolezza ve la dovete conquistare e oggi non ve la state conquistando, anzi, chiedo la parola e cortesemente invito l'onorevole Santulli a rimanere in aula perché la risposta è diretta personalmente a lui.
Io mi assumo tutte le responsabilità. Intanto buonasera a tutti, grazie per aver partecipato a questo consiglio comunale, buonasera a tutti quanti, faccio i miei auguri a Marco Villano per quanto riguarda questo suo giorno felicissimo, a lui e alla sua sposa ovviamente. Per quanto mi riguarda do una risposta molto concreta all'onorevole Santini. Intanto per quanto mi riguarda è una mozione urgente del 1 di agosto, diretta a me, indirizzata a me, che ho trasmesso, come ben ha detto il Presidente del Consiglio, in una data perché non c'era praticamente consigliere d'altro al Comune, per cui l'ho trasmessa quando lui è arrivato, rientrato dalle ferie, per una convocazione urgente del Consiglio Comunale, quello di oggi, perché giustamente è diretto a lui, perché per me, per quanto mi riguarda, non c'è tempistica. Ma io voglio fugare ogni dubbio all'onorevole Santini, ma voglio fare di più. Non devi essere amareggiato, non devi essere deluso, ma devi essere contento di questa amministrazione. E vergognatevi, se permetti, non può essere diretta a noi. Ma sai perché? Perché noi abbiamo fatto molto altro. Allora, uno, ci stiamo impegnando, così come tu hai chiesto nella mozione, a chiedere la proroga al Ministero. Perché è giusto che sia richiesta la proroga al Ministero e chiederemo che questa mozione e che questa proroga sia sottoscritta anche dai consiglieri di minoranza. Uno. Secondo, abbiamo fatto una cosa che mai nessuno si è sognato di fare e che tu nella tua lunga battaglia di 11 anni neanche hai fatto. Abbiamo affidato l'incarico al professionista che deve attivarsi per la realizzazione della pista di atletica. Questi sono fatti concreti che noi stiamo facendo e stiamo supportando. Per cui ti prego, quando dici delle cose, di informarti o quantomeno, scusami, o quantomeno di usare toni meno alterati. Io capisco la tua rabbia, capisco il tuo impegno. Lo condivido, però se permetti abbiamo fatto oltre, abbiamo fatto altro, per dare soddisfazione all'onorevole Santini, perché è una giusta cosa che sta facendo, è un giusto atto che sta portando avanti per la cittadinanza, gli siamo grati di questo e siamo grati all'amministrazione, alla maggioranza, alla giunta e a tutti gli altri che stanno procedendo in questo senso. Io ti ringrazio, Paolo. Sindaco, io vorrei aggiungere, se me lo consenti. Assolutamente sì. Che io non sto qui per guardare i fatti miei, io sto qui come dovrebbero essere tutti e credo lo siano, per dare soddisfazione e servizio alla città e ai cittadini. Però dico la verità, quando tu affermi che voi avete fatto, sì, è vero, ma voi avete fatto la nomina di un progettista dopo che io ho denunciato alla Procura della Corte dei Conti il commissario, che è stato costretto in data 11 maggio 2016 a fare la delibera per fare la nomina di un progettista e quindi essere in collo. Io con il commissario ci ho parlato ad ottobre, il nostro amico dirigente Serpico il 13 maggio 2016, mi pare che a quell'epoca, insomma, stavamo ancora a fare le elezioni, ha fatto lui la nomina, ha fatto la determinazione che ha consentito di fare la graduatoria di quanti avevano diritto. Voi, quando siete subentrati, però è un atto che ha fatto sempre il dirigente, non voi, ha nominato chi il processo primo gradatore che è uscito dalla gradatoria. Faccio una conclusione, gentilmente. In ogni caso, signor, quello che volevo dire è semplicemente il personale. Voi avete raccolto un lavoro che già era provato. Lo avete fatto, onore al merito, ancora fatto, ma non è che abbiamo costruito il percorso perché questo fosse realizzato e l'abbiamo costruito con tanti sacrifici contro tutti. Quindi in questa città mi pare che quando si deve fare qualche cosa diventa complicato, difficile. In ogni caso è possibile, io esco dall'aula così come ho detto perché ci sia stato di meritare il servizio, perché non è corretto. Se io l'attacco prima, un attacco da uno scambio di opinioni da un confronto onorevole, io guardo il Presidente del Consiglio, non credo di a nessuno, né tantomeno lo farò domani, credo che né io e né nessun altro debba vergognarsi. Detto questo, passiamo alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, grazie. Parlano i fatti, come allora facciamo come disse qualcuno.
guarda e passa e non ti curare. Io nella mia vita non mi sono mai vergognato. Credo che il fatto che sia andando via già è complimenti, ha trovato la passiamo alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno. Prego, consigliere Lorenzo.